Eccoci al Food Experience con Silvio Spinelli e Angelo Biscotti, due protagonisti del nuovo progetto Amati, un progetto che ci propone una cucina terapeutica, dico bene? Sì, noi proponiamo una cucina effettivamente che manifesti al massimo l'effetto terapeutico, in quanto lo stesso alimento ad uno può far bene e all'altro fa male. E quindi l'importante è la individualità. Quali sono le tecniche di cottura che utilizzate, che utilizzerete nei nuovi ristoranti del progetto Amati e gli ingredienti, diciamo, le categorie di ingredienti preferite? Principalmente utilizzeremo tecniche di cottura a bassa temperatura, privilegiando cottura a vapore, cottura a salto. Daremo presenza all'interno dei nostri piatti con prodotti crudi, quindi alimenti crudi, logicamente quelli che possono essere somministrati crudi. Non ci sono cibi proibiti, insomma? No. Utilizzeremo l'extravergine d'oliva, utilizzeremo burro di cacao, non utilizzeremo grassi idrogenati, utilizzeremo tanti altri prodotti come bacche di frutti rossi, come bacche di provenienza etnica, come le bacche di goji, di Inca. Ridurremo al massimo l'utilizzo del sale per dare sapidità ai nostri alimenti, ma sarà un complemento aggiunto sui nostri piatti. Quando e dove potremo venire a gustare la cucina di Amati? Allora, apriremo tra circa 4 mesi qui a Milano. Grazie allora e a presto.